La Fiorentina Women è stata premiata col Pegaso dello Sport come sportivo toscano dell'anno. Il premio è stato consegnato dalle mani dell'assessore regionale allo sport Stefania Saccardi. La squadra femminile viola ha vinto il campionato nel 2017 e quest'anno ha disputato la Champions League. Abbiamo fatto soprattutto l'anno prossimo molto, molto bene, siamo molto fiere di questo. Quest'anno è stato un po' più difficile, però abbiamo comunque un altro obiettivo grande che è Coppa Italia, quindi cerchiamo di fare questo e per il premio siamo molto, molto orgogliosi. Sul podio, accanto alle calciatrici fiorentine, gli altri due finalisti, il nuotatore disabile Axel Belig, che si è detto molto felice per il premio e ha letto una lettera sul palco, e Walter De Raffaele, allenatore della Umana Reyer Venezia, campione d'Italia di basket nel 2017. De Raffaele ha ritirato il riconoscimento con grande orgoglio e suddividendolo per tutti quelli che hanno permesso a me di essere qua, ovvero il club, i giocatori e non ultimo il mio staff. Però essere premiato a casa propria, nella propria regione, è la prima volta che mi succede, quindi sono anche un po' emozionato, devo dire. Il Pegaso dello Sport ha compiuto 20 anni. Non è solo un premio a chi ha raggiunto risultati agonistici di grande valore, ma anche un premio che va al fair play, a una serie di riconoscimenti che riguardano la lotta al doping, l'integrazione, lo sport come integrazione, lo sport come superamento e integrazione dell'handicap. Durante le premiazioni un momento speciale di ricordo è stato dedicato a Davide Astori, il capitano della Fiorentina, scomparso a inizio marzo a soli 31 anni.